vero che poi viene poi la barzelletta. E a proposito anche di questo fatto qui, io, sapete che io sono molto timido, caro Francesco, sì, come sei anche tu, noi artisti, spesso molti artisti sono molto timidi, ma credetemi, io ho iniziato a raccontare le barzellette proprio per sbloccarmi. Credetemi, io tanto sono timido, mi ricordo che un bambino, ecco, diciamo la verità, un bambino appena nasce, a che età dice mamma? Più o meno a che età? 5-6 anni, se ne dà quello, sordo muto, non è che 5-6 anni. Dice, io ho detto mamma all'età di 3 anni, vedete la mia timidezza. Dopo un anno, da quando ho detto mamma, ho detto mi sono fatto. Dopo un altro anno, quindi da 3 anni che avevo detto mamma, ho detto addosso. Ci ho voluto 3 anni per dire mamma, mi sono fatta addosso, credetemi, mi sono tenuto il pannolino purtroppo per 3 anni. E poi non parlavo mai, no. Ascolta, questo che importa, non parlavo mai, 14, 15 anni, pochissimo. Poi arrivavo ai 17, 18 anni, volevo conoscere le ragazze, allora ero molto timido. E mio padre mi diede un consiglio, dice fai come ho fatto io. E come hai fatto? Come? Devi imparare una barzelletta, impara una barzelletta, vai dalla ragazza che ti piace, lei la racconti, lei si diverte perché quando c'è il sorriso, sai, e poi da cosa nasce cosa. Bravo, andai dalla ragazza, le raccontai la barzelletta, non si mise a ridere, rimase di ghiaccio. Andai da mio padre, dice papà, vedi che non ha funzionato. Mi guarda così lui e dice, perché a me ha funzionato secondo te? E se me lo potevi dire prima, scusa. E cioè, dimmelo prima. Allora, che feci in maniera furba? Presi un libro di barzellette. E cominciai a imparare le barzellette. Mi piaceva una barzelletta, la imparai più o meno, insomma, secondo me, insomma, la sapevo abbastanza bene. Andai da mio fratello, dice, mi piace, fai la cavi, Antonio. Allora raccontai ad Antonio, mio fratello, raccontai la barzelletta, alla fine disse, me, che fai, ti metti con me? E lui disse, no. Dice, no, non mi piace, non l'hai detto. Allora, giorno dopo, la stessa barzelletta, volevo proprio approfondire, me la sono ripetuta davanti allo specchio, poi tornai da mio fratello, raccontai la barzelletta, me, che fai adesso? Dì la verità, ti metti con me? Lui, no. Il giorno dopo, terzo giorno, la stessa barzelletta, che fai, ti metti con me? No, una settimana di sempre la stessa barzelletta. Fino alla fine, dopo 8-9 giorni, mi sentivo sicuro, andai da quella ragazza che mi piaceva e le raccontai la barzelletta e si mise a ridere, le è piaciuta la barzelletta, non mi ha mai visto così, ha detto però mi dispiace, questa barzelletta ieri me l'ha raccontata tuo fratello, mi sono messo con lui. Scusa, e che cosa potevo fare? Precisamente l'aveva imparato meglio di me quello. Un'altra tattica per imparare, per avere un contatto con le ragazze, era quella di prestare le cose. Uscivamo in comitiva, magari una aveva un po' di freddo, dice tieni questa è la mia giacca, pure le felpe, diciamo la verità. Quanti di voi hanno prestato delle felpe alla ragazza per conoscere, per chiamare il giorno dopo, dice mi dai la felpa? Primo giorno ho regalato una felpa, ho dato la felpa, però non è successo niente. Secondo giorno una felpa, 8 giorni, 9 felpe si è fregato. Veramente non sapevo più che cosa fare. Io mi ricordo una volta prestai una felpa bellissima, era un maglione un po' con tutte delle strisce. Aspetta, che quello è il maglione, mi sembra. Scusa? Non è che siamo messi insieme noi due. Quello è il maglione che ti ho prestato, proprio le strisce, le vedi? Quello mi pare che te l'ho prestato 5-6 anni fa, o no? Non è quello. Comunque anche con la felpa non funzionava, allora si organizzavano le feste in casa, io organizzavo le feste a casa mia, sono venuta a casa mia con la scusa per conoscere la ragazza, però non si capiva niente, perché io invitavo la ragazza che volevo conoscere, invitavo anche altri amici, mi ricordo, però la ragazza veniva con un'amica che si doveva mettere con mio cugino a sua volta veniva con un altro amico che si doveva mettere con la ragazza che piaceva a me. Quindi alla fine io ero sempre perdente. Certe volte però la casa non si capiva niente. Aprivo la porta, che stava un sacco di gente che neanche conoscevo, perché quello si veniva a mettere con quell'altro, quello si veniva a mettere con quell'altro. Aprivo la porta, non è che dicevano salve, casa tua, no, dicevano... Io dicevo, appena aprivo la porta, mi guardavano, dicevo, è arrivata Francesca, e tu chi sei? No, mi devo mettere con lei. Prego, entra. Sì, tutti quelli che ci dovevamo mettere insieme, ci mettevamo sul divano. E tutti quelli che si dovevano lasciare, invece, stavano fuori al balcone. C'erano le coppie che si dovevano lasciare. E le coppie che si devono mettere insieme, tutti sul divano. Poi arrivava il momento proprio della dichiarazione. Allora la timidezza, ovviamente, anziché chiamavo l'amica del cuore, di quella che piaceva a me, dicevo vai dalla tua amica e chiedi, le piaccio? Lei andava, tornava, la solita scusa, state attenti a questa scusa. Dice, sì, senti, ci deve pensare. Come sarebbe a dire, ci deve pensare? Sì, esce adesso da una storia veramente importante e ci deve pensare. Come una storia importante? Da quanto tempo stavano assieme? No, stavano assieme da una settimana, ci deve, mo, è importante, figuriamoci. E poi, quindi le feste in casa neanche funzionavano. Che poi mi ricordo a casa mia, io sono fortunatissimo ragazzi, quanti di voi vanno in discoteca? Andate in discoteca? A casa mia
mi ricordo in una di quelle feste venne per la prima volta proprio i due inventori della discoteca. La discoteca. Due amici miei, Luigi Disco e Renato Teca, non so se li conoscete questi due amici. Non sto scherzando, questi qua hanno invitato la discoteca, vennero a casa mia, però siccome era piena casa di persone che volevano, che stavano a casa, affittarono un locale. Ovviamente non esisteva la discoteca, non è che si poteva, si sapeva che se andava in discoteca si ballava. Affittarono questo locale, misero un po' di luci, misero qualcosa da bere, un po' di musica, come faceva la musica più o meno? No, no, più o meno così? No, no, più o meno così, arrivava la gente e fuori c'era, correte! L'inaugurazione del locale del signor Disco e del signor Teca, la discoteca. Però la gente entrava, c'era questa musica, entrava, si guardava, diceva che bello questo qua, tutte le luci psichedeliche, e così però non sapeva, non poteva ballare, perché non è che al giorno d'oggi uno va in discoteca e va a ballare, ma prima no. Allora uno entrava e diceva, ma che cosa devo fare? Ma boh, e stiamoci. Poi arrivavano gli altri, il locale si riempì, la gente fuori, la coda, proprio tutti schiacciati. Io mi ricordo che ero il primo ad entrare, stavo schiacciato così, che dobbiamo fare? Boh, questo è il locale, si sta così. A un certo punto l'amica che stava a fianco a me dice, madonna, Uccio, vedi il bagno dove sta? Il bagno, non lo so, il bagno, non c'è scritto. Qual è? No, non c'è il bagno. Vabbè, ma io devo andare in bagno. E che adesso trattieni? Madonna, non ce la faccio più, madonna. E cominciò a fare così questo amico mio. No, tutto questo, madonna, non ce la faccio più. Ovviamente l'attrito, perché stavamo uno schiacciato all'altro, l'attrito portava, ecco, la sua gamba, faceva muovere anche la mia. E che, anch'io cominciai a fare così. Quello che stava vicino a me cominciò pure lui a fare così. Tutti, la gente che entrava, vedevano che facciamo così. Oh, fai così, che qua così si fa, oh, senza sì. E tutto qua, con la musica. Però, troppo tutti schiacciati, troppo stretti così stavamo. A un certo punto, io non ce la facevo più di stare, oh, per piacere, fate chiudere, fate chiudere. E piano piano, sempre questo movimento, anche chi stava a fianco, sai. E là arrivava la gente, tutti quanti così, oh, fai così, che fai brutta figura, fai, che ti guardano. Poi uno non ce la faceva più, proprio uno che non ce la faceva più al centro, cominciava a dire, io esco pazzo. Con questa musica, il più bravo lo chiamarono John Travolta. Oh, io esco pazzo.